Eccoci tornati sui Guardiani della Galassia. E dobbiamo C'è raggiungere una uffici strada di per l'ufficio di Corral. Corel dai tubi sulla sinistra. Will, credo che non sia qui. Forse sta ancora processando. Figlia di Thanos, quando eri piccola non avevi anche tu un rifugio simile? No, non c'era luogo dove non mi trovassi. A volte il rifugio è nella mente. Lo ammetto, la postazione della bambina è notevole. Ha collegato il terminale alla rete d'emergenza in modo impeccabile. Te l'ho detto, è sveglia. Forse Peter Quill in fondo non è il padre. Già, sono d'accordo, non è abbastanza tonta. Magari ha preso tutto dal lato materno? Se avessi un figlio, sarebbe super fico e intelligente. Quello è l'ascensore che ho preso con Corella e Nikki. Ci va bene? Forse sappiamo che c'è stata una lotta, ma non sappiamo chi ha vinto. Io un'idea ce l'ho. Ehi là! Non c'è nessuno! Nikki! È deserto. Abbandonato. Forse si nascondono. Prima c'erano quelle strane scritte sul muro. Provo ad accedere al suo computer, magari mi ripulisco la fedina penale. Rocket! Sto scherzando. Ora accedo al registro. Vuoi sapere cos'è successo qui o no? Ok. Noi diamo un'occhiata in giro. Potremmo trovare qualche indizio utile. Le iscrizioni sono qui. Qui c'è scritto... Fidati della mamma. Ritorno. Speranza. Promessa. Questo cos'è? Una specie di minaccia. Il Consiglio Kree chiede prova del retaggio di Nikki per le leggi sulla purezza Kree. Leggi sulla purezza Kree? Corella non te ne ha mai parlato? I Kree sono molto rigidi a proposito del loro lignaggio. Oh, non va affatto bene. Per te? No, per Nikki. Che probabilità ci sono che sia tutta opera dei Kree? Il Consiglio della Purezza non è criptico. Se punisce qualcuno... Si assicura che tutti lo sappiano. Corel e Nikki sarebbero appese in bella vista. Oh, wow! I Kree leggono fumetti! Sono sorpreso, il Consiglio Kree è molto rigido sulle forme di intrattenimento approvate. Quindi questo posto potrebbe valere una fortuna. Di che cifre parliamo? Chissà se è opera di Nikki. Io sono Groot. I documenti di Nikki. Però qualcosa non torna. In che senso non torna? Non lo so, come se fosse segnalato. Non saprei dirti. Sui documenti c'è la data di nascita della bambina e in linea con i tempi di gestazione dei Kree? Non ne ho la minima idea. Ok, ci sono. Chiuso. Ho brutte notizie, rubacuori. Ti hai trovato? Vieni, così te lo mostro. Nikki! Sono chiari segni di lotta, Peter Quill. Sì, non promette nulla di buono. Ah, appetitoso. Ehi, hey, Quill, vuoi vedere questa cosa o no? Cosa sto guardando? Niente. È il capitano, avrà un diario di bordo. Perché? Tu lo tieni? Voglio dire che sono scomparsi, tutti. Sembra quasi che l'Unimente abbia voluto eliminare ogni prova. Hai già provato a spegnerlo e riaccenderlo? Non esistono copie. Le navi Nova non hanno un server centrale o qualcosa di simile? Un elaboratore Nexus, sì. Se ci sono fantasmi nel sistema, è lì che... Mi rifiuto categoricamente! Sta parlando di dati, Drax, non di fantasmi veri. Giusto? Sì, ma dovremo accedere direttamente al Nexus. E quello è sul ponte. Resteremo qui finché non sapremo che cosa è successo. Al centro operativo, allora. Stando alla piantina della nave, da qui si dovrebbe arrivare al ponte. E andiamo al ponte. Rapporto per il cane. Laggiù c'è uno di quei preti, non è vero? Oh, merda. Basta così, mi tiro fuori. Ecco. È tempo arrivo. Salve!
cose. La porta per entrare, siamo sotto attacco! Da parte di un robot gigante! Marco, prende lo zarro! Il zarro prende il robot gigante! Ok, sì, bisogna segnalarlo direttamente al carro. Cavolo, il robot gigante sa incassare bene i colpi! Qualcuno riesce a leggere quei simboli per caso? Niente che sia in grado di interpretare! Guarda in basso! Afferra e tira, Groot! Ci sono! Oh, wow! Meglio non far arrabbiare Groot! Per essere vecchio è piuttosto resistente! La soluzione è semplice! Eliminarlo per primo! Mettilo giù prima che ti cadi quell'occhio! Era ora! Dice che lo usano per fare il lavaggio del cervello! A me sembra che serva di più a uccidere che a lavare cervelli! Sento come se avessi sparato un robottone per ore! Lascialo in giro! Rassegnati! Colpire la carne è assai più soddisfacente! Sai cos'altro è soddisfacente? Non morire! Non hai alcuna speranza! Risparmiate le munizioni! Ho una sorpresa speciale! Io sono Groot! Drax, falli neri! Con fervore! Secondo voi è un roboprete o un prete rogo? Roboprete suona decisamente meglio! Una letale in arrivo! Da tontaglio! Diavolo, il robot gigante sa incassare bene i colpi! Dobbiamo raccontare del prete al cane. Prete robot? Io sono Groot. Dice che il cagnaccio non risponde. Prova ancora. Noi cerchiamo di trovare una via d'uscita. Davvero? È la stanza dei server, vero? E nei server ci sono i dati. Pensavo che c'era il vetro. Non posso ficcarmi i server in testa. Serve un terminale centrale. Hai detto che il ponte era oltre quel corridoio. Dobbiamo farci strada da quella parte per poi salire, in qualche modo. Come ci facciamo strada? Peter è l'unico col visore. Se non l'ha rotto. Io non l'ho rotto. Funzionerà. Bella mossa, Peter Quill. Io sono Groot. Come faccio a sapere perché Fuffi non risponde? Prova ancora. Dai, Fuffi. Namo. Rapporto per il cane. Ci siamo imbattuti in un nuovo formidabile nemico, ma non c'è traccia dei fantasmi. Ok, dunque, stando alla mappa, il Nexus dovrebbe essere sopra di noi. Ehi, quella è... La nave che abbiamo trovato nella zona di quarantena, sì. Di quando è il filmato? Qui è più forte. Siamo vicini. Quanto vicini? Chi può dirlo? Troppa interferenza. Centurione Corel, c'è qualcosa? Ehi, tu cosa? Attenzione! Razzo! Via! È entrata dopo che noi... Oh, razzo. Quella cosa... Non sarà... È la creatura che ha divorato il nostro mostro. Può essere un sacco di cose. Ci sarà un motivo se è una zona vietata? Io sono Groot. No, tu sei un mucchio di balle. Quell'affare non ci riguarda per niente. La gemma che ha preso Corella. Quella a cui abbiamo sparato dentro la zona di quarantena. Abbiamo? Sei tu che hai sparato.
Ok, le ho sparato io. Il punto è che quell'essere d'ombra è uscito da lì. È colpa nostra. La zona di quarantena è una vera trappola. Ok, abbiamo liberato un essere d'ombra. Ne siamo usciti vivi. Ce l'avrà fatta anche la tua ragazza. Ma se non hai fatto altro che dire che è morta. Magari è viva, magari è morta, chi lo sa. La cosa importante è che noi stiamo bene. Corel è tosta. Se qualcuno ce l'ha fatta è lei. Lo so. E questo? Non si vede una beata mistica. Ecco. Guardiani della galassia. Purtroppo c'è stato un malinteso. A me sembra tutto abbastanza chiaro. A volte certi sacrifici sono necessari. Ho fatto un controllo. Groot, vola tra le stelle. Grande unificatore Raker, giusto? Innanzitutto che bello trovare qualcuno che ci conosce, vero ragazzi? E che bello che non avete provato subito a ucciderci, soprattutto i tuoi due amichetti. Potevano farci a pezzi in due secondi appena siete entrati. E di questo noi vi siamo molto grati. Detto questo, avremo giusto un paio di domande, tipo... Dove sono il centurione Corel e sua figlia? Siete venuti a cercare la verità. Gioite. La matriarca desidera condividerla. La matriarca. Ragazzi. Questa è una pessima notizia. In che senso non risponde? Venite. La matriarca attende. Proprio così. La matriarca. Andiamo a vedere che cosa ci vuole dire. Che cos'ha il teletrasporto? Niente, Fufi non risponde. Siamo bloccati qui. La palla di Pulci ci ha lasciato tenere le armi. Dimostra un'assenza di paura. È una tattica consolidata. I guerrieri katatiani combattono spesso completamente nudi. Non provare a spogliarti. Anche se questo potrebbe essere un ottimo diversivo. Ma anche no. C'è qualche altra idea? Sai sbavare? Sì, so sbavare. Sai dimenarti? Sì, me la cavo bene. Ok, al mio segnale, cadi, sbava e dimenati. Mentre sono distratti, scappiamo per uno dei corridoi laterali. E io invece? Beh, tu, ecco, ti sacrifichi per noi. Non se ne parla. Oh, seguitemi. Forza, Quill. Ora afferrati il petto e cadi. Trova un altro piano. Allora, la matriarca ha chiesto proprio di noi. Di te in particolare. Ma non ne comprende l'idea. Hanno accolto la promessa della matriarca. Un'esperienza sconvolgente. Ma da accettare spontaneamente. Quill, il drone è la nostra via d'uscita. Cosa? Come? Cosa vi svegliate voi due? Ebbene? Io sono tu. Vuole sapere se sai di essere tu il cattivo. In realtà stavamo ammirando la vastità di questo luogo. Grandioso, vero? La fede nella matriarca l'ha riportato a com'era prima della guerra. E ci restituirà tutti coloro che abbiamo perduto. Madri, amanti, figli. La promessa farà tornare i morti? Certo che no. I morti non possono tornare. Da soli no. Ma con la matriarca. Il tramite divino. Ho un'idea, ma ci vorrà un po'. Sì. Distrailo.
Ma che? Forza, venite con me. Ma che cavolo? Se avessi voluto ucciderlo, l'avrebbe già fatto. Che bel trucchetto. Come diavolo hai fatto? Sortilegio. Sì, posso capire che alcuni la vedano in quel modo, ma io ho usato la scienza. La scienza della fede. La fede non è una scienza. Tuttavia la sua energia lo è. Questa nave, i miei inquisitori, persino la stessa Sacrosanta, è tutto alimentato dalla stessa energia miracolosa. Energia che io ho scoperto. Continua a farlo parlare. Io prendo il trono. Adesso. Cosa? Cosa c'è? Ecco, dunque... tu hai... hai scoperto delle cose e dici di... controllare l'energia. Forza del credo. Giusto. Bene, sembra che questa forza del... Credo che Gamora voglia dire che... se disponi di tutta questa energia... Forza del credo. Giusto, ma... quando noi ci siamo incontrati, non eri bloccato sulla ala SOAP perché la tua nave era ridotta a secco? Sì, esatto, ma... allora perché non hai creduto che la nave avesse il serbatoio pieno? Non è così che funziona. La forza del credo è un diretto derivato della fede. Della fede concentrata. Ok, certo. Io l'ho sperimentato. La fede concentrata in lui ci ha permesso di sopravvivere. Beh, stavi dicendo? Ma... non eravate più numerosi. Che? No, no. Me capivo. Mi sembra il genere di cosa di cui saremmo al corrente. Infatti. Ti prego, continua con quel racconto affascinante. Dicevi qualcosa su questo lui. Sembrava molto importante. Giusto, era tuo padre. Zio? Figlio? Mio figlio era già morto. E lui a cui mi riferivo era tutt'altro. Il primo tramite divino di questa chiesa, ancor prima che diventasse tale. Un guaritore meraviglioso, ammantato di luce dorata e detentore di poteri insondabili. Ha assistito alla nostra perdita e, pur conoscendone la causa, ha rifiutato di annullarla. Perché lui, personalmente, non ha provato questo dolore. Ecco perché ho fondato la Chiesa, per guarire, per dare speranza a tutti coloro che hanno perso ogni cosa. Dai, Rocket! Oh. Fermi, prima eravate più numerosi. Dov'è il piccoletto? Magari è morto come tuo figlio. Io sono Groot! Cosa? Io sono... C'è qualche problema? Credo che... sì, forse sto avendo un infarto. Perché non facciamo qualcosa? Smettile immediatamente. Ok. Vi credete così intelligenti? Non so di che stai parlando. Sperate di rallentarmi perché avete paura. Non c'è niente da temere. Che stai? Torna qui dove posso vederti. Sì, certo. È ora di incontrare la matriarca. Rocket, dimmi che hai un piano di fuga. Saremo qui la Milano.
mio nuovo amico ci indicherà la strada. Sei fin troppo critico, roditore. Sì, beh, mi innervosisce essere circondato da enormi robot assassini. Vogliono portarci dalla loro nuova mamma. A proposito, chi pensa che l'ex di qui l'abbia tolto il distintivo per le vesti da fanatica? E dai! Cosa? Sto solo dando voce ai nostri pensieri. Mickey. No. Io sono Groot. Mia signora, come ha richiesto i Guardiani della Galassia. Grazie, grande unificatore. Guardiani, potete avvicinarvi. Ma che stai a dire? Ma e che stai a dire? Ordina al tuo cucciolo di scendere da lì immediatamente. Forse non sono affari miei, ma... non sei un po' troppo giovane per vestirti in quel modo? Non sei troppo vecchio per scriverti il nome sui vestiti? Te la sei presa comoda. Sì, ma sai bene che il nonno è logorroico. Ehi, ti tireremo fuori da qui. Tu fa come ti dico. Ma... siamo nel luogo dove dovremmo essere. Salveremo tutti quanti. Io li salverò, come ho promesso. Andiamo, torna in te, ragazzina. Stai dicendo quello che vuole lui. Ok, oh. La ragazza è chiaramente confusa. Mi dispiace, ma ti sbagli. Ho le idee fin troppo chiare. Che cosa intendi? E dov'è tua madre? La mamma è qui. È proprio qui. È dentro di me. Ah, adesso è tutto più chiaro. La luce ci ha unite. Credevo fosse morta, ma posso farla tornare. Aspettano tutti che noi li facciamo tornare. Dobbiamo... avere fede. Il grande unificatore mi ha aiutato a comprendere. Ti sta soltanto ingannando. Credimi, ho una certa esperienza. Ma perché hai così poca fiducia in me? Perché non vuoi ascoltarmi? Nessuno vuole mai ascoltarmi. Fino a che non vedono. Sono rimasto un attimo scioccato. Mamma, basta! Non deve morire per forza, Peter. La puoi salvare. Te lo prometto. Indietro! Le vostre stampe famose non gli torceranno un capello! Ho detto indietro! Cioè, sono tornati... Come è possibile? Mi hai salvata! Mi hai salvata!
Sapevo che ci saresti riuscito. No, io non... Ma guardati! Guarda quanto sei cresciuto! E sei diventato il grande leader che immaginavo! Peter, sono così fiera di te. Lo sarebbe anche tuo padre. Io non capisco, io ti ho visto morire. Sono... tornato indietro. Ora sei qui, è l'unica cosa che conta. Abbiamo tutto il tempo. Tu, io... e i tuoi amici, certo. I miei amici? Certo, la casa è grande. Voglio incontrare la tua squadra e ascoltare tutte le vostre grandiose avventure. Questo è... non sai quanto l'ho desiderato. Non ci separeremo mai più. È una promessa, Peter. Lo prometto. Non ci credo che sei tornato. Mamma, stai stringendo troppo. Abbiamo tanto tempo da recuperare. Magari finiremo quella partita. La senti? La promessa è tutta intorno a noi. La matriarca ci riunirà ora e per sempre. Candele come nuove, il problema non è qui. Forse devo sostituire quello. Era un po' allentato, ma non dovrebbe essere quello il problema. Forse devo riempire l'olio. Peter, la cena è quasi pronta! Sì, arrivo subito, mamma! E mo sono qua. Dove conservi i coltelli da intaglio? Ce n'è uno nel cassetto, accanto al forno. Qui c'è solo uno strumento senza filo. Eccoti, Peter. Stavo giusto per venire a chiamarti di nuovo. Certe cose non cambiano, immagino. Ah, Peter Quill. Tua madre ha raccontato di quando eri piccolo. Solo alcune delle avventure migliori. Ha detto anche che ti aveva trovato una compagna, ma che non ne hai voluto sapere. Drax, avresti dovuto mantenere il segreto. Mamma, siamo sulla Terra da mezza giornata e già ti metti a fare il gioco delle coppie. Sono anni che aspetto un nipotino, Peter. Non gli hai detto nulla di Nikki, Peter. Nikki? Chi è? La figlia illegittima di Peter Quill. La tua nipote illegittima. Aspettavo il momento giusto per dirtelo. Dopo cena dobbiamo fare una bella chiacchierata, Peter. Perché sento che mi metterai in punizione? Non posso credere che tu ce l'abbia ancora. La lavorazione è a dir poco scadente. Sì, gentile. Peter si è impegnato. Che cosa c'è da fare? Vedi, la pelle croccante nasconde una carne morbida e succosa. Cielo. Ecco, ne ho mangiati di polli, ma tu lo fai sembrare Gamora, quante volte ho detto di non mettere i tuoi vestitini a lavare con i miei? Non abbastanza, evidentemente. Ehi, Quill, vuoi dire qualcosa al tuo bastardino? Continua a fissarmi. No, vuole solo giocare. Magari potresti portarlo a spasso, farti inseguire un po'. Ah, sei quasi di... Sai quanto l'ho desiderato. Non ci separeremo mai più. È una promessa, Peter. Lo prometto. Non ci credo che sei tornato. Mamma, stai stringendo troppo. Abbiamo tanto tempo da recuperare. Lasciami. Basta. Non ci credo che... Sul serio, mamma? Dai, lasciami andare. Peter. Va tutto bene. Peter, non posso perderti ancora.
No! Non capisco. Va bene. No! Oh! Cosa c'è di sbagliato? Staremo sempre insieme. Ti prego! Ora, Peter! È distratto! Possiamo raggiungere Nicky! Ha bisogno di noi! Forza, andiamo! Dobbiamo preparare tutto! Presto la mamma sarà a casa! Andiamo! Nicky, cosa... Non ricordavo di averla tolta. O di averla appesa. Mi serve aiuto. Mamma sarà a casa per pranzo e voglio che sia tutto perfetto. Perfetto. Il compleanno. E oggi? L'hai scordato ancora? Papà? No. Certo che no, ma... Non ricordo... Mi sono addormentato. Bene. Beh, mi aiuti a sistemare come abbiamo detto? C'è da sistemare l'oloproiettore e poi c'è la torta e il regalo che le abbiamo preso. Voglio che sia tutto perfetto prima che torni. Ok. Allora. Oh, wow! Ma è pazzesca! L'hai fatta tu? No, l'ho ordinata sul pianeta dei dolci. Oh, esiste il pianeta... No! L'ho fatta io! Ok, mancano solo il regalo... E il proiettore. Nick, è normale che sia sfocato? Certo che no. Mi sa che non è a fuoco. Sai metterlo a posto? Wow. Niente male. Temevo di aver incasinato qualcosa. Aspetta, è opera tua? Già. È Ala con il sistema stellare attorno. Credo di aver messo tutte le lune. È bellissimo. Manca il regalo per mamma. È da qualche parte in camera mia. Hey, hai ancora Chewie? Sì, è il capitano della Milano adesso. Buon compleanno, con amore, Nicky e Peter. Perché non me lo ricordo? L'hai trovato? Sì. Ok, mettilo con gli altri. Sì, il regalo, mettilo sul tavolo. Un regalo di compleanno? Che l'hai preso? Abbiamo. Su Nowhere. Sai quel viale degli artisti e il quadro che le piaceva tanto? Sì. No. Giusto? Sì. Nient'altro? Non credo. Come ti sembra? Pazzesco. Tua madre lo adorerà. Grazie, papà. Ti voglio bene. Wow. Ok, io... Nicky, perché la porta è chiusa? È la mamma. Farò in modo che sia tutto perfetto. Pensa alla porta. Sorpresa! Peter! Che cosa state... No! Non crederle, Peter. È un'illusione. L'hanno ingannata. Non doveva venire qui. Ciò che ha visto... Non so come, ma noi tre siamo collegati. E quella cosa la possiede ora, ma possiamo ancora salvarla. Deve accettare la mia morte. Non ha scelta. Mostrale come fare. Libera mia figlia. Salvala. Vedi che non è più lei. Ti prego.
bambina. Portate via la matriarca, subito! Rifiutando la promessa, avete dato dimostrazione di essere indegni. E dovrete essere distrutti. E va bene. Che cosa c'è in fatto? Stupidi trucchi mentali. Adesso vomita. Vomita dopo. Ora pensa a me. Fuori, con onore. Raduna di Gru. Il credo energetico non vale niente contro questa potenza di fuoco. Preferisco che assaggi la mia spada. Se prenderemo la testa del profeta, forse gli altri si arrenderanno. Farete un profeta. Andiamo con le... Dai, profeta, vieni qua. Ehi, nonno, credi che abbiamo paura dei tuoi scagnozzi? Non devono lasciare la stanza. Oh, me! Questo qui! Lascia che le distrugga! Qui siamo bersagli troppo facili. Come usciamo? Il drone di Raker mi ha mostrato la struttura della nave. Andremo al centro di comando, dove chiameremo la Milano e ce ne andremo. Ok, ma vedi qualche uscita? Attenzione! Oh, uscita. Ma che gentile! Amora, aspetta! Tempo scaduto! Falli brillare, Raker! Demonio! Dove è andato il grande unificatore? Un problema alla volta, Drax! No, oh, oh! Avrei proprio bisogno della mia nave! Tranquillo, arriverà presto! Tu non farti beccare! Dai! Vai, vai, corri! Cacchio, cacchissimo! Via, via, via! Io sto correndo! Ce la facciamo! Quando mi sono arruolato, non hai parlato di corsa! Forza, lì dentro! Razzo! Saltate! Va bene, proprio no. Ci serve un'uscita. Non ce ne sono. Allora creiamola. Quill, usa la testa. Non va bene, proprio no. Ci serve un'uscita. Non ce ne sono. Allora creiamola. Drax, colpisci questo punto della parete. Perché? Perché stiamo per morire. Giusto, sì. Conoscerei ovunque questo profumo. Forza, possiamo passare da quello scarico. Sei pazza? Il refrigerante dell'iperguida è tossico, è assolutamente fuori questione. Non possiamo fermarci. Sarò ancora più chiaro. Laggiù è morte immediata. Sì, se mi fai fare. Ma che... Drax! Drax, bello. Tutto ok? Sì. Ok, potrebbe non essere refrigerante. Punge! Quill, tua figlia ha cercato di ucciderci, parliamone. Raker le ha fatto qualcosa, è opera... Siamo arrivati al nostro settore minerario. No,
Il grande unificatore ha inviato i droni Lictor ai livelli inferiori. Gli eretici sarebbero stati disintegrati. Bastardi! Sì, forse. Ma se ci siamo persi non riusciranno a trovarci. Siamo fregati. Ci siamo persi e siamo fregati. Devo solo orientarmi. Cacchio. Cosa stanno facendo? Ci impediscono di avanzare. Quante porte. Sai come uscire da qui, vero? Ora sì. C'è Gubbins. Hai chiamato Gubbins? Sì. Guarda, ci porterà dritti al centro di comando. Là, è la nostra uscita. Ok, ci pensiamo noi. Guardate, gli idioti non ci vedono. Ora non abbiamo tempo per questi conti. Prima ce ne andremo, prima salveremo tutti. Grazie, Gubbins. Ti fidi di quel coso? Continuiamo a muoverci. Ho un brutto presentimento. Oh. È una specie di stanza delle torture. Sembrano sereni. La morte può portare molta pace. È come se gli succhiassero via la vita. O la loro fede. È come se non valessero nulla. Ne ho abbastanza di questi incubi. Dimmi che il centro di comando è vicino. Gubbins ci ha mandato qua. Ma è un piccolo cieco. Beh, per lui non lo era. Anche se... Speriamo che la scorciatoia di Drax vada nello stesso posto. Sì, una scorciatoia. Eccola. Voi bastardi meritate un proiettile per ogni persona trasformata in batteria. Prende il significa parecchio. Lasciate che faccia io. Deve essere il ripetitore, la nostra via di fuga. Quindi, quanto credi che ci vorrà? Beh, mi servirà il tuo aiuto. Certo. Ok, va bene, sta fermo qui. Ok. Perfetto. Oh. Perché fingiamo di non aver visto quello che è successo nella camera cerimoniale? Perché la promessa è una subdola menzogna. Come puoi esserne certa? Perché avrei voluto crederci, ma sapevo che al mio risveglio... Tutto sparito. Che cosa hai visto? Ho visto mia madre. Viva. Ho visto anche qualcos'altro. Un'ombra. Sì, esatto. Qualunque cosa sia, la sta usando. Avrà mentito anche alla ragazza. Su, Corel. Lo so, lei... Stupido affare! Cosa? Era tutto calcolato, ovvio. La Milano sta arrivando. Ok, muoviamoci, prima che i maniaci della fede ci scoprano. Andiamo. Dove dovrebbe attraccare la Milano? Noi sei ottimista, usi la parola attraccare. Senza la disponibilità dell'hangar dovremmo essere creativi. Ok, ma... Troppo inquietante. Mai sentito nulla di simile. Nemmeno nelle navi dei Chitauri. Sembra... un canto. Più... una specie di preghiera. Comunque, sono parecchie persone. Dobbiamo andare di qua. La sorte sta cambiando. Ecco, dopo aver sparato in faccia a tua madre, le cose possono solo migliorare, giusto? Peter, sai che non c'era nulla di reale. Cazzo,
Qualunque cosa sia, è vicina. Questo è... Razzo! Devono essercene a milioni. Come minimo. Sì, e come dovremmo aiutarli? Dobbiamo portare le nostre chiappe fuori da questa trappola mortale. Sopravviviamo. E raccontiamo a Cosmo ogni dettaglio di quest'incubo. Lui saprà che fare. La chiesa è arrivata! Razzo! Possiamo rubare quella zattera? Forse, ma sarà tremendo. Via le sicure, gente! Mi sorprende che sulle tue armi ci siano, invece. Spero con tutto il cuore che siate colti quanto lo sono io! Come? È andato giù? Che razzo! Era meglio continuare a fare quello che ci viene bene. Sarebbe a dire? Truffe, contrabbando e rapine. Se la chiesa cresce, avremmo dovuto affrontarla comunque. C'è una bella differenza tra affrontarli e fare il tour della nave. Ok, vediamo cosa sai fare, bastardella. Forza, andiamo. Sicuro che c'hai... Wow! Se una piccola batteria può alimentare uno di quei robot, immaginate di quanta potenza dispongono. Ora conquistano i pianeti. Anche questo è in scala ridotta. Avete sentito? Cosa? C'era... Tutto ok? Stanno rimbalzando sullo scudo. Che cacchio? Scudo andato, distruggeteli! Tenete la testa bassa, è tutto ok! Perché ci combattono? Forse vogliono proprio morire! Sbrigatevi a farli fuori! Dobbiamo scendere da qui! Lo farei, se questi bastardi non reagissero! Razzo! Va tutto a pezzi! Dobbiamo attraccare questo rottame! Ci serve una nuova zattera senza troppi buchi! Cercano di bloccarci dentro! Meglio per loro! E bloccati! Vicini, vicini! Ecco! L'allenatore sta toppando la squadra! Dobbiamo eliminare il tramite taumaturgico! Qualcuno vede una via d'uscita! Sì, è dura con tutto questo movimento! Eccolo lì. Inseguo Raker. Non mi seguite. Cosa? Gamora! Fidati, Peter! Oh oh. Abbiamo un altro esercito di pesci piccoli in arrivo. Io sono Groot. Io sono Groot. Sì, che succede se Gamora non arriva? Quando capiranno che siamo sulla Milano, ci attaccheranno di brutto. Non lascerò Ovet un'altra volta. Ovet? Vuoi dire Gamora? Sì, certamente. Razzo! Perché quel coso ci perseguita? Via! Ora! Ah! Odio tutto di questa nave! Via, via, via! Io ho le zampe corte! Sui piedi, Peter Quill! Saltate! Cosa?
Saltate! Dobbiamo continuare a proseguire, Quill! Questi fanati! Dobbiamo continuare a proseguire, Quill! Combatta di Rocket! Muori! Con onore! Questi fanati! Ce ne sono troppi! Prendiamo l'ascensore! Tienimi occupati, Groot! La prossima volta te la cavi da solo! Sì, restando qui faremo una brutta fine! E lascia... Forza! Venite tutti qui, presto! Milano dovrebbe essere in arrivo. Dovrebbe? Sì, beh, non posso fare... Il tempo per raggiungerla è poco. Sai bene che apriranno il fuoco appena la vedrà. Sì, è più silenziosa, ma non so che razza di sensori abbia Wrecker su questa nave. Scappare da un intero esercito! Dobbiamo tagliarli fuori o moriremo qui! Ho un'idea! Se sovraccarico le batterie, forse questa parte di nave farà un bel boom! Di che genere di boom stiamo parlando? Non vedo l'ora di scoprirlo! Teneteli occupati mentre smanetto! Che strano! Arrivano gli sfigati! Mi serve tempo, Quill! Tienimeli alla larga! Questa battaglia deve finire! Continua a tenerli occupati, Drax! Assaggiali! La fine è vicina! Rocket! È il caso di sparare così vicino a questi affari! Ok, fuochi d'artificio pronti! Dobbiamo muovere le chiappe! Quanto tempo ci resta? Potrei aver esagerato! Correte! No! No! Rocket! Dove la... Siamo morti? Ah no, c'è anche Groot.
Che dobbiamo tornare indietro. Sei impazzito? Adoro i massacri, lo sai, ma ricordati che ci abbiamo quasi rimesso la pelle. Che facciamo con Gamora? Ha fatto la sua scelta. Quindi vuoi abbandonarla? E Nicky? E se fosse Groot, vorresti abbandonare anche lui? Io sono Groot. Ehi, piantala, non stiamo parlando di questo. Ah, no? Dovremmo essere una squadra. E le squadre non abbandonano nessuno. Perché non vai a raccontarlo al dannato esercito di robot e di fedeli indottrinati da cui siamo scappati per un soffio? Gamora! È quello? Sì. Come sei tornato? Non ha importanza. Ho fallito. Riker è vivo. Per ora. Dobbiamo tornare indietro. Non possiamo abbandonare Nicky. La trasformerà in qualcosa. Bla bla e ancora bla. Quindi hai avuto un pessimo paparino e un'infanzia orribile, povera. Rocket! Cosa? È la verità. Indovina. Non sei l'unica a cui è andata male, sai? Ma non per questo dobbiamo suicidarci tutti, perché una specie di prete fuori di testa sta facendo, sorpresa, cose fuori di testa. Se adesso torniamo laggiù, siamo finiti. Finiti! Morti! Io sono Groot. Preferisco morire con onore che senza. Ma che cavolo l'hai preso? Io sono Groot. Beh, quindi ci volatilizziamo? No, non ancora. Piuttosto, prima dobbiamo contattare Cosmo. Io sono Groot. Buona idea, ma non risponde al teletrasporto. Ok, ci sono altre opzioni. Non abbiamo trasmettitori. Beh, in realtà potremmo averne. A quanto pare non erano incasinati come mi era sembrato. Davvero? Groot potrebbe contattarla. Ok.